Ciao a tutti, sono Piera e benvenuti o bentornati nel mio canale. Non ci si vede da un bel po', ma se mi seguite su Instagram sapete che insomma la mia vita è stata un po' un caos e in quest'anno non ho avuto per niente né la voglia né il diciamo la forza fisica di girare video. Perciò, visto che ora sto un po' meglio e il mio corpo funziona forse un po' meglio, forse sempre forse, questo video sarà un unboxing molto molto speciale e molto molto grosso, perché mi è arrivato questo paccone da Bao con un sacco di titoli che appunto uno è già uscito e gli altri saranno in anteprima a Lucca Comics o comunque usciranno durante il Lucca Comics e gli altri successivamente. Comunque ora lo andiamo a spacchettare e mi sono già portata avanti. Allora, il primo che uscirà, in realtà è uscito oggi, e per oggi intendo il 24 ottobre, è Mercedes di Daniel Coelho. Ti prego Daniel, non mi picchiare. Comunque, sono tipo super in ansia perché ho evitato gli spoiler della gente che è andata all'incontro di presentazione in anteprima a Milano, sto evitando gli spoiler, io... penso lo leggerò tipo appena finisco di girare questo video, perché lo sto aspettando da tantissimo tempo questo libro. Voi non avete nemmeno idea da quanto tempo io lo stia aspettando, più o meno da un anno, forse anche di più in realtà, però insomma vabbè, lo avete visto dappertutto, io sono molto fiera di Daniel. Sapete benissimo che mi è piaciuto tantissimo Residenza Arcadia e poi Guardati dal Beluga Magico è qualcosa di geniale. Comunque insomma, se non avete mai letto niente, recuperatevi Residenza Arcadia perché merita tantissimo, e poi sicuramente anche Mercedes, perché anche se non l'ho letto, sicuramente sì, Jane di Ellen Brosh McKenna e Ramon Perez. E praticamente è una, come si può dire, una riscrittura della storia di Jane Eyre ambientata nei tempi moderni, cioè nel nostro tempo. Non so cosa aspettarmi da questo fumetto, sembra essere molto interessante, io sono molto curiosa in realtà. Il disegno mi ricorda tantissimo un disegno da Bonelli, non so perché, ma ne stavo parlando prima anche con un mio coinquilino, a me ricorda tantissimo il disegno Bonelli. Vi farò sapere appena lo leggerò. Non so bene, veramente non so cosa aspettarmi, sono estremamente curiosa. E questo esce il 31 ottobre. Poi invece, sempre il 31 ottobre, sì, ho appoggiato il quadernino, esce, e io sono iper contenta di questo, Alice di Sogno in Sogno di Giulio Macchione e Giulia Adragna. Speriamo che si dica così. Comunque, io questo libro qui lo volevo da tantissimo tempo, è uscito, non mi ricordo se un anno e mezzo o due anni fa, in inglese ed era uscito in America, e io lo volevo fortissimamente, avevo chiesto all'autore, a Giulio, se sarebbe mai arrivato in Italia, mi aveva detto probabilmente sì, però non so quando, e ora siamo qui a fine ottobre 2019 con questo bellissimo fumetto in mano, e io sono estasiata dalla cura grafica, perché non sapevo fosse così la copertina. Cioè, se vedete, c'è la sovracopertina trasparente che tolta, cioè tipo una cosa bellissima. Io sono rimasta tipo a bocca aperta. L'unico
Fantasy, è il suo effettivamente primo lavoro completo. Lui aveva già pubblicato un'altra graphic novel con Bao, che insieme a Luca Vanzella, cioè Un anno senza te, nel 2017, 2 anni fa, mi ricordavo giusto. E questa qui invece è la sua prima opera effettivamente scritta e disegnata da lui. Vi dico la verità, io non amo questo stile di disegno, però vedremo, insomma, magari mi potrà piacere la storia. Non lo so, il disegno mi ricorda tantissimo, e vabbè, questa sono stata appena presa in giro appunto dal mio coinquilino, mi ricorda tantissimissimo tipo i cartoni animati anni 90 che facevano vedere su Rai 2 oppure su MTV, quelle cose lì, non lo so, sembrano quei cartoni animati. È bellissimo già così. Io non ho letto Il Parto Proibito, ma sarà uno probabilmente degli acquisti di Lucca. Ma ha un profumo molto strano. Sa un sacco da legno anche questo. Comunque, vabbè, ho un grosso problema. Annuso tutti i libri e tutti i fumetti. Comunque, sono. Persa con i giorni. Allora, dovrebbe essere la storia di appunto un'esplorazione in Antartide di questa nave belga. E il disegno mi piace un sacco. Pensavo fosse a colori, non so per quale motivo, mi aspettavo fosse a colori, ma è in bianco e nero e sinceramente questa cosa non mi dispiace. Cosa ancora più bella è che non mi dispiace per niente, cioè nel senso io se mi date un libro con una mappa lo compro anche solo perché c'è una mappa e il capitalismo funziona così con me. Comunque insomma c'è una mappa e alla fine invece c'è appunto una specie di budget del viaggio, molto molto bella come cosa. Il disegno è veramente bello, mi piace. Vedremo anche di questo e è il primo volume di una. Penso serie, non so di quanti volumi. In realtà sono molto curiosa di questo perché le storie di avventura mi piacciono e soprattutto le storie di esplorazione mi piacciono. Infatti, non so per quale motivo, ogni volta che penso a una storia di esplorazione mi viene in mente Verne e parto per la tangente. Comunque, sono molto curiosa anche di questo. E altra cosa che non vi ho detto, di questo, di. Alice di Sogno in Sogno, di Mercedes e delle ragazze del Pillar. In tutti questi, nella prima tiratura, troverete alla fine del volume, vi faccio vedere su questo qua, delle pagine in più, qui finisce il volume e qui troverete delle pagine in più che solitamente sono scritte dall'autore, sono di spiegazione magari del volume oppure di, insomma, bozzetti di disegno e insomma, quindi nella prima tiratura di tutte queste che vi ho appena elencato troverete queste 16 pagine in più. Non solo nelle variant, come qualcuno prima aveva letto, e per qualcuno intendo Nessie, che è seduto lì e mi guarda male. Ma appunto, se non mi seguite su Instagram non sapete chi è Nessie, perciò vi consiglio di andarmi a seguire su Instagram. Questo video lo caricherò anche su IGTV, quindi questa cosa è completamente inutile da dire, ma non importa. Siamo qua.
scorso era uscito Arg, che è appunto la prima opera omnia, e qui c'è questo qui è il secondo, che appunto si chiama Sob, e ora ve ne aprirò uno a caso e ve lo leggerò solo perché voglio ridere. Forse questo però è meglio di no, perché forse non va bene. Però lo leggo lo stesso. Senza Cristo la croce erano solo due pezzi di legno. Io adoro tutto questo. Umorismo brutto. Sono di casa. Comunque, tutti questi libri li troverete in anteprima o comunque, tranne Mercedes che è già uscito, li troverete a Lucca Comics. Troverete anche me solo il 31, quindi se... Non vedo l'ora, anche se non ho la prenotazione, ma riuscirò comunque a farmelo autografare da Daniel in qualche modo. Troverò il sistema. E basta. Questo è tutto per un ritorno su YouTube. Direi che un unboxing va sempre bene. Noi ci vediamo in un prossimo video, che spero sarà molto presto rispetto all'ultima volta che ci siamo visti. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!